Il lavoro sulla parola non finisce mai, naturalmente. Quando, specialmente se stiamo facendo un'opera in francese, la pronuncia, consonanti per far vivere la lingua, questo è molto importante. Ho speso tanto tempo anche con i cantanti, i recitativi sono importanti, ma con il coro i colori, i diversi contrasti, la grinta, il ritmo, la cosa forse la più importante in Rossini. Un esclave n'a point d'enfant. Quando sei uno schiavo hai niente, puoi avere famiglia, poi è niente, ok? E questo, un esclave n'a point d'enfant, nella nota lunga di tenere questo fuoco dentro, e diventa una cosa banale, ok? Per piacere, we go on. Uno prima di 2-3-2. Matthew, this is you, a me. Uno prima di 2-3-2, grande. Juan Marziale. 3. Tom, ta dum. Un falmenite reclame, un soppressesso patriota. Un esclave n'a point de femme, un esclave n'a point d'enfant. Un esclave n'a point de femme, un esclave. Le difficoltà che noi cantanti incontriamo quando un'opera viene eseguita in forma di concerto consistono più che altro nel riuscire a raccontare la storia ricreandone lo scontro drammatico. Questo per consentire al pubblico di apprezzare il dramma racchiuso nella musica. Rossini ha profuso tanta energia nel rendere l'atmosfera di quei conflitti. C'è tanto silenzio, tanto dolore. Pour nous, c'est un signal d'allarme. Avec toi, quel cri dois-tu répondre? Guys, nel primo, attenzione quanto arco usate. Io sento vum e sento sento wow. È una croma. Voici le jour. Pour nous, c'est un signal d'allarme. Victoire, quel cri dois-tu répondre? Aux armes! Aux armes! Aux Bravi. Il terzo adesso. Atto è l'atto più drammatico. Naturalmente aspettiamo tutti per il momento con la mela sulla testa di Jemmy, il figlio di Guillaume Tell, il momento dell'arco. E questo è il cuore dell'opera, se vogliamo, teatralmente parlando. Nel percussione chio crome pam 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 pam, ok, once again please. Sento tardi pa 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 pa, deve essere così, eh. Il carattere di Gessler in questa opera è un carattere un po' bidimensionale, un po', nel senso che è un cattivo,
non molto raffinato, diciamo. Allora è molto facile essere contro di lui. Una situazione di, sai, quando nemici si incontrano, è una cosa di... Mamma mia, che succede? Un po' più stretta la sedicella. Jimmy è straordinario, estremamente coraggioso e nell'opera darà sostegno al padre quando le cose si metteranno molto male. Gessler, per punire mio padre, gli ha detto di mettere una mela sulla mia testa e di colpirla, altrimenti lui ci ucciderà tutti e due. È una cosa pericolosa, un rischio gravissimo, perché potrebbe uccidermi. Calme de tu cara, raffermi, mamma. E meno. Faiblesse, plus de larmes, au verreau de mes yeux. Je suis Guillaume Tell, enfin. This is a terrible Guillaume Tell è terribilmente teso, ma il figlio gli dà forza. Gli dice: padre mio, non vi preoccupate, rimarrò immobile, mi fido. Pensate al mio coraggio. Ripongo piena fiducia in voi. Allora Guillaume Tell risponde: va bene, piango, tremo, ma lo farò. L'intensità, l'energia della musica rossiniana in quest'opera, che comincia dall'ouverture e va fino in fondo, nel terzo atto diventa una cosa proprio quasi... uno non ce la fa più a sentire... l'attività in orchestra, questa spinta, questo nervo
diventa una cosa proprio superumano, sovraumano. E allora io sono preso come uomo di teatro, il terzo atto mi dà la più grande soddisfazione. Beh, dopo la celebre scena della mela in cui lui riesce davvero a colpirla sulla testa del figlio, Guillaume Tell chiama a raccolta la folla e lancia un anatema contro Gessler. Allora Gessler dice: portatelo via e rinchiudetelo nella torre. Anatema Gessler! Nel frattempo, gli altri patrioti sono riusciti a vedere il fuoco appiccato da Jemmy alla casa di Guillaume Tell. È il segnale. L'intero esercito scende e si concentra in quella zona. In quest'opera ci sono tanti momenti in cui io sento che il personaggio è così emotivo, così passionale. Gli altri non fanno altro che parlare, mentre lui canta quelle strofe fantastiche. È così pieno di passione, ma naturalmente il momento culminante è l'aria del quarto atto. Nel frattempo, Guillaume Tell riesce a fuggire, anche lui torna lì, vede che la sua casa è in fiamme, si rende conto che l'esercito sta per arrivare e chiama Gessler, gli dice di venire fuori. Lui si fa avanti e Guillaume Tell, con l'arco e una freccia che il figlio ha salvato dall'incendio della casa, lo colpisce uccidendolo. L'intero esercito degli occupanti si sente minacciato e i soldati si danno alla fuga. Come in uno trance, una visione di pace e di libertà che sia quasi impossibile anche oggi di immaginare. Ovvio, no? Di tutto quello che succede nella vita. Allora questo... cercando di anche di credere di cos'è questa libertà, cos'è la possibilità. We'll be right back.
That's it. Very good. Okay.